Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In un mio video precedente ti ho parlato di cloud mining, di che cosa significhi, quanto si possa guadagnare e come funzioni tutta questa operazione. Se ancora non hai visto quel video, ti consiglio di farlo ora seguendo il link che trovi qua sopra nel messaggetto. Se invece sei interessato e vuoi concretamente attivare un piano di mining, in questo specifico video parleremo del tutorial e vedremo come fare per proseguire. Vedremo quindi come cliccare, cosa serve, dove acquistare e tutta la procedura da svolgere per cominciare a minare in cloud immediatamente Bitcoin, Ethereum, Litecoin, eccetera. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Come sai, ci tengo alla massima trasparenza. Questo video non è sponsorizzato da nessuno in alcun modo, però tratterò un servizio di crowd mining specifico, ovvero quello offerto da Crypto Revolution Time, un'azienda della quale io stesso partecipo nel ruolo di advisor. Ricordo inoltre che io sono prettamente un tecnico informatico e non un consulente finanziario, e quindi questo video non costituisce un invito o un consiglio di investimento di alcun tipo. Il primissimo passo è ottenere i gettoni CREV che sono necessari per pagare l'utilizzo del servizio. Non entrerò nel dettaglio qui perché se siete interessati cliccate sul link che trovate qua sopra in alto e raggiungerete la videoguida che ho pubblicato qualche settimana fa che mostra passo per passo come acquistare i gettoni CREV. Dobbiamo poi completare il KYC, ovvero il Know Your Customer. Dobbiamo fondamentalmente presentare i documenti per farci identificare. Anche a questa parte ho dedicato un approfondimento dedicato, lo trovate sempre cliccando qua sopra. La piattaforma di cloud mining di Crypto Revolution Time si chiama Crypto Revolution Mining, quindi per iscriverci dobbiamo fare un'iscrizione separata, trovate il link qua sotto. La registrazione è molto semplice, basta inserire un indirizzo email e una password. Vi raccomando di nuovo di scegliere una password robusta che utilizzate per solo questo specifico servizio con numeri e quant'altro. Vi raccomando almeno 14 caratteri, non utilizzate 1, 2, 3, 4, 5, 6 oppure password perché sono facilissimi da indovinare. Se vi serve un aiuto per generare e conservare le password, vi stra raccomando un gestore come KeePass al quale abbiamo dedicato un approfondimento che trovate nell'articolo che vi ho indicato qua sotto. In seguito alla registrazione, la piattaforma ci invia una email, clicchiamo sul link di attivazione che troviamo dentro. Ora eseguiamo login con le credenziali che abbiamo scelto in fase di registrazione e ci troveremo davanti alla dashboard, ovvero al cruscotto generale. Da qui prestiamo attenzione alla colonna di sinistra, seguiamo My Account, Setting General Information. Da qui inseriamo il nome, il cognome e il numero di telefono. Queste informazioni sono fondamentali per iniziare a minare, quindi inseritele e cliccate salva. Se siete particolarmente attenti alla sicurezza, vi raccomando anche di cliccare sulla tab Two Factor Authentication che trovate in alto e attivare l'autenticazione a due fattori. Se non sapete che cos'è oppure non volete la scocciatura di dover generare il codice 2FA 3 volte che fate login, potete comunque saltare questo passaggio perché è opzionale. Bene, dobbiamo ora visualizzare l'indirizzo del nostro account al quale inviare le monete CREV, i gettoni CREV che abbiamo acquistato in precedenza. Seguiamo quindi Deposit Withdraw sulla sinistra e ci troveremo davanti a questa schermata. Nelle frecce trovate indicate il vostro indirizzo CREV al quale dovete appunto spedire i CREV nel passaggio successivo. Per vederveli accreditati all'interno dell'account di Cloud Mining e quindi averli disponibili per la spesa. Bene, ora torniamo su cryptorevolutiontime.io e eseguiamo login. Vi ricordo che sono due sistemi al momento completamente disgiunti, quindi qui dovete fare login utilizzando le credenziali a cryptorevolutiontime.io, ovvero il servizio nel quale avete acquistato i gettoni CREV inizialmente.
Bene, una volta davanti a Crypto Revolution Time, al nostro cruscotto, espandete il menu Wallets sulla sinistra e poi cliccate Preleva. Se a questo punto vi compare un messaggio rosso con scritto You need to complete document verification, significa che non avete completato l'identificazione e non avete inviato i documenti come vi dicevo poco fa. Quindi tornate indietro e seguite tutta la procedura per completare il Know Your Customer, quindi inviare sostanzialmente i documenti. Se invece visualizzate correttamente la pagina, cliccate sul grande pulsante blu aggiungi nuovo in corrispondenza della dicitura account. A questo punto nella pagina apertasi c'è un campo che si chiama ETH Address to Withdraw CREV ed è sostanzialmente quello nel quale dovete incollare l'indirizzo del vostro account Crypto Revolution Mining che avete copiato poco fa. Ok, torniamo adesso a Wallets Preleva dalla colonna di sinistra e notate che il campo account è ora precompilato con l'indirizzo che avete incollato poco fa. Non vi resta dunque altro da fare se non selezionare l'opzione Deposito CREV dal menu a tendina in alto, quindi digitare il numero di gettoni che volete inviare. Per quanto riguarda il trasferimento, in questo momento è prevista una commissione di un 1%, quindi assicuratevi che il valore stampato sulla destra corrisponda perlomeno al costo del contratto di cloud mining che volete inviare. Ora abbandoniamo CryptoRevolutionTime.io, torniamo sul sito della piattaforma di mining, quindi Crypto Revolution Mining. Da qui clicchiamo Deposit Withdraw, quindi torniamo nella schermata dalla quale abbiamo prelevato prima il nostro indirizzo e osservate che il totale di gettoni CREV visualizzati in alto a destra dovrebbe riportare e accreditare il numero di gettoni che avete appena inviato. Durante le mie prove questa procedura ha richiesto almeno una decina di minuti, quindi portate un pochino di pazienza. Non andate in panico se per caso non vedete immediatamente il trasferimento, perché come sappiamo i tempi della blockchain possono essere un pochino dilatati. Una volta che abbiamo accreditato i nostri gettoni CREV, possiamo iniziare ad attivare il nostro contratto di cloud mining. Quindi tornati alla dashboard, la schermata iniziale di CryptoRevolutionMining.io, cliccate sul grande pulsante Upgrade Horse Power in corrispondenza del contratto che volete attivare. Quindi dicevamo prima BTC Plus per Bitcoin, Ethereum Plus oppure LTC Plus per Litecoin. Prima di andare oltre guardiamo rapidamente nella colonna in basso a destra. Se trovate la dicitura Please Update the Settings in rosso, significa che non avete inserito nome, cognome e numero di telefono come dicevamo poco fa. Quindi tornate su e tornate nelle impostazioni dell'account e inserite questi dettagli come abbiamo appunto detto. Se invece la dicitura non è presente possiamo proseguire. Quindi dalla sezione a centro pagina spuntiamo la casella di controllo in corrispondenza al piano pluriennale che vogliamo attivare. Quindi 3 anni, 5 anni, quello che è. Completata questa operazione controlliamo che non vi siano altri piani pluriennali spuntati e clicchiamo su continue per andare avanti. Dalla schermata successiva verifichiamo che il bilancio disponibile, quello presente in alto sotto alla dicitura CREV token, sia uguale o superiore alla spesa che dobbiamo sostenere per attivare il nostro contratto e poi digitate nel campo promo code questo coupon che vi mostro in questo momento a schermo. Così facendo otterrete uno sconto del 3% e mi permetterete di ottenere una commissione. Ovviamente se non volete garantirmi la commissione nessun problema, non digitate nessun codice, avrete un costo del 3% più alto, ma potrete comunque proseguire. Per proseguire spuntate appunto la casella Agree on Terms per confermare l'accettazione dei termini di servizio e inserite finalmente il vostro ordine di attivazione cliccando Confirm Order in basso. A questo punto il nostro mining è attivo, complimenti, benvenuti nel team di cloud mining della criptovaluta che avete scelto. A questo punto attendete almeno 24 ore e dovreste poter iniziare a vedere i primi frutti. Quindi trascorse 24 ore almeno dall'inizio del contratto di mining, torniamo alla solita sezione Deposit Withdraw, quindi quella dalla quale abbiamo operato fino adesso. E notate che il contatore in alto a sinistra dovrebbe riportarvi il numero di Bitcoin, Litecoin o Ethereum che avete minato durante questo periodo. Naturalmente sarà un numero nel termine dei decimali, però significa che effettivamente state minando e l'operazione sta funzionando.
Ora attendete ancora qualche giorno, andate sotto payouts nella sezione di sinistra e dovreste vedere uno storico di tutti gli accrediti in criptovaluta che avete ricevuto, o meglio, tutte le monete che avete generato. Le criptovalute generate vengono accreditate all'interno del nostro wallet sulla piattaforma di cloud mining, però possiamo sicuramente decidere di prelevarle in qualsiasi momento e scaricarle sul nostro wallet, magari offline e magari su un programma sul nostro computer. Se non sapete cosa scegliere, vi raccomando Exodus. Ho fatto un video e un articolo dedicato che trovate cliccando qua sopra. Per prelevare le criptovalute che abbiamo minato dall'account al nostro wallet personale offline, seguiamo questa procedura. Quindi di nuovo clicchiamo Deposit Withdraw sulla sinistra, selezioniamo la criptovaluta che desideriamo movimentare dal menu di selezione Select Currency, che troviamo in alto, digitiamo il numero di monete che vogliamo effettivamente trasferire, e dopodiché incolliamo l'indirizzo del wallet di destinazione. Confermiamo il prelievo, accediamo alla nostra mail per confermare di nuovo, effettivamente cliccando sul link che abbiamo ricevuto via mail, la volontà di movimentare queste criptovalute, e a questo punto è tutto fatto. Dobbiamo solo aspettare i tempi tecnici della blockchain perché la transazione venga confermata e ci dovremo finalmente vedere accreditati sul nostro portafoglio personale le criptovalute che abbiamo minato. Ovviamente ragazzi, stra attenzione a trasferire le monete in un portafoglio compatibile. Se ad esempio abbiamo minato Bitcoin e cerchiamo di inviarli a un wallet Ethereum, la piattaforma dovrebbe avvisarci che questo trasferimento non è possibile, ma non è detto che sia veramente così. Il trasferimento potrebbe andare a buon fine, ma perderemo tutte le monete. Quindi inviamo sempre le monete verso un wallet compatibile, quindi Bitcoin verso wallet Bitcoin, Ethereum verso wallet Ethereum e via dicendo. Passato qualche mese, se siamo soddisfatti dell'andamento, di come stiamo andando il nostro investimento, del numero di monete che stiamo guadagnando, possiamo valutare di aumentare la potenza. Questo ci permetterà di minare ancora più velocemente. La procedura per fare l'upgrade consiste semplicemente nell'acquistare un altro contratto come quello che abbiamo acquistato poco fa. Quindi di fatto basta seguire tutta la procedura che abbiamo seguito in precedenza, otterremo un secondo contratto e mineremo al doppio della potenza che stiamo impiegando in questo momento. Se poi siamo soddisfatti in futuro possiamo continuare a fare un upgrade. Vi raccomando solamente di investire sempre con la massima prudenza, perché questo investimento chiaramente è abbastanza speculativo, quindi stiamo sostanzialmente scommettendo che il prezzo delle criptovalute continuerà a crescere in futuro. Per la mia raccomandazione su quanto investire in generale su questo mercato, seguite il link che trovate qua sotto per il video dedicato. Siamo arrivati alla fine del video. Io sto facendo mining su questa piattaforma da qualche settimana ormai. Ho effettivamente già testato che tutto quanto funziona, quindi le criptovalute scelte vengono effettivamente generate e possiamo realmente trasferirle verso il nostro wallet personale senza alcun problema. Quindi tutta la cosa sta in piedi. Mi sono ripromesso di aggiornare questo video fra circa 6 mesi, 9 mesi, adesso vediamo un pochino quale sarà la velocità di generazione, per darvi un aggiornamento su quello che effettivamente sono riuscito a generare. Da zannidi.turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace cliccando sul pollicione qua sotto, per me è sempre estremamente estremamente importante, quindi ti ringrazio davvero di cuore se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricordati invece di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla campanella che si trova di fianco. Alla prossima, ciao!